Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentrovati su Blue Rating News, ecco le principali notizie della giornata. BTP, la scorpacciata delle banche. Fed, frenata in arrivo sui tassi. Carige, mustier di Unicredit, ci fa un pensiero. Consulenti, il ritorno di Escalona in Azimut. Consulenti, il contratto ibrido è stato un flop. Credem, fa il pieno di cover bond. Anche nel mese peggiore per i BTP, le banche italiane hanno incrementato il numero di titoli di Stato nei propri bilanci di 6 miliardi. A fine novembre, infatti, secondo un rapporto di Banca Italia, ne avevano per 386 miliardi, al massimo da maggio 2017. Questo sta a indicare che il sistema ha dato una mano allo Stato quando lo spread tra BTP e Bund toccava quota 330 punti. Ma vuol dire anche una maggiore vulnerabilità agli shock finanziari da parte del settore bancario, soprattutto nel caso in cui lo spread dovesse salire ancora. Per il momento il mercato resta sereno, l'asta dei bot a 12 mesi di giovedì è andata bene, con rendimenti in discesa allo 0,285%, ai minimi dallo scorso maggio. L'importante è la capacità di tornare indietro sui propri passi, proprio come ha fatto la Federal Reserve annunciando un rallentamento dei tassi per il 2019. E se da un lato non sembra volersi placare la bufera tra la Banca Centrale degli Stati Uniti e il presidente Trump, che ha apertamente accusato l'istituto di boicottare la crescita economica del paese con gli aumenti del costo del denaro, nell'anno in corso per la Fed la crescita degli USA si attesterà sul 2,3%. A preoccupare il presidente Jerome Powell sono al momento tre fattori: il debito, la frenata globale e l'impatto di uno shutdown prolungato del governo. Il debito americano è arrivato a 21,9 trilioni di dollari, ovvero il 100% del PIL annuale. Unicredit ha fra le mani il dossier per l'acquisizione di Banca Carige, ma l'istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sarebbe disposto di valutare l'affare solo in presenza di una dote. La trattativa comunque è solo agli inizi. E anche altre banche valutano l'acquisizione, ci sono UbiBanca, BPM e Banca per l'Emilia-Romagna, ma anche Credit Agricole e BPN Paribas. Il presupposto fondamentale a ogni affare è il rafforzamento patrimoniale di Carige. In questo giocherà un ruolo centrale il primo azionista, la famiglia Malacalza, che dovrà dare il via libera all'aumento di capitale per sventare la ricapitalizzazione precauzionale in stile MPS. Importante ritorno nella consulenza finanziaria. Armando Escalona, ex amministratore delegato di Finanza e Futuro Banca, che è stata recentemente incorporata nella controllante Deutsche Bank, e il nuovo vicepresidente di Azimut Financial Insurance, la controllata di Azimut Holding, che si occupa del collocamento di strumenti finanziari assicurativi. AFI ha chiuso il 2017 con un utile di 27,6 milioni di euro rispetto alla perdita di 6 milioni dell'esercizio precedente e ricavi in crescita anno su anno da 18,6 a quasi 80 milioni. I risultati in aumento sono dovuti soprattutto all'incorporazione in AFI del 19% di AS Fund Management da parte di Azimut Partecipazioni, efficace da ottobre 2017. L'esperimento non ha funzionato. Parola di Giuliano Calcagni, segretario della Fisac CGL, che nei giorni scorsi si è espresso in questi termini riguardo al contratto ibrido, cioè quello firmato dal gruppo Intesa San Paolo con i sindacati dei dipendenti bancari. Finora, a detta di Calcagni, soltanto 30 persone sono state reclutate dalla banca con questa nuova forma di assunzione. Il contratto ibrido è stato istituito dopo un accordo siglato da Intesa San Paolo con i sindacati nel 2017. L'accordo firmato a suo tempo ha sottolineato Calcagni sottrae il sindacato dall'accusa infondata di essere conservatore. Tuttavia, per il segretario della Fisac CGL, questa innovazione è stata di fatto un flop. Credem ha perfezionato con successo il collocamento di un covered bond di 750 milioni di euro all'interno del programma di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare massimo di 5 miliardi di euro. I fondi raccolti saranno destinati all'ordinario svolgimento dell'attività bancaria e creditizia di Credem.
L'operazione rappresenta la prima emissione denominata in euro di una banca italiana nel 2019. Le obbligazioni emesse, il cui rating atteso è pari a AA3 da parte di Moody's e AA da parte di Fitch, hanno una durata di 5 anni e prevedono una cedola lorda annua pari all'1,125%, equivalente al tasso mid swap di pari durata maggiorato di uno spread di 95 punti base. La data di godimento e di regolamento dell'operazione sarà il 17 gennaio 2019. L'emissione è stata gestita da un sindacato di collocamento composto da Barclays Credit Agricole CIB, SG CIB ed Unicredit. Il consiglio del giorno, offerto da finanzaoperativa.com, è su Unieuro per Banca Akros, con buy a 18 euro in scia ai risultati trimestrali diffusi ieri alla conferma del dividendo, oggi aperto a 11,07 euro. Ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica è Neuberger Berman con più 2,28%, mentre l'ultima posizione è di Aberdeen Global con meno 2,24%. Anche oggi dalla redazione di Blue Reading è tutto, a voi l'augurio di un buon investimento. Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com